Signori, signori, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Sì, siamo tornati qua in un nuovo video di Clash Royale. Subito un bel pollicione in su. Raga, qui sotto in descrizione, spero di ricordarmelo, di mettervelo. Se non lo trovate sul secondo canale, sicuro al 100%. Sul gruppo WhatsApp, quello nuovo che abbiamo già 4.000 iscritti, ogni tanto regalo codici da riscattare, cioè link da riscattare, per le skin torri di Clash Royale, emoticon e tantissime altre cose. Io vi invito ad iscrivervi, perché ho comprato sullo store di Clash Royale una cosa lunga, non so se Grax me ne ha mai parlato. In questo momento ho più di 70 codici da darvi di Clash Royale. Regà, vi riempio fino a Natale, non sto scherzando. Quindi signori, siamo pronti? Belli gagliardi? Io direi di sì. Quindi ce ne andiamo su Clash Royale, codice creatore di Ciccio Gamer 89, se mi volete supportare. La mia domanda è questa, in questo momento: che vogliamo giocare? Perché ho voglia di fare la Change Your Deck Challenge, che sinceramente non me ne privo mai, nel mentre vado a rompervi un po' le scatole con questa robetta qua. Eccomi qua. E comunque è fatto tipo troppo apposta sta roba. Qui abbiamo dei jolly, questo ce lo andiamo a prendere e non vi rompo le scatole con quest'altra roba. Quindi codice creatore Ciccio Gamer 89. Allora, dato che mi si è presentato questo bellissimo deck, e ripeto, bellissimo deck, andiamo a fare un po' di Change Your Deck Challenge, che so che vi piace tanto. Lasciate un sacco di like, grazie infinite davvero, grazie infinite davvero, grazie mille per tutti i commenti. Prossimo video cerco di ricordarmi di mettervi i commenti, promesso. Sto facendo le cose un po' di fretta in questo momento e quindi niente. Attivazione della torre centrale ce la siamo garantita, e dato che un po' di robetta ce l'abbiamo, proviamo sicuramente a fare di questo, giusto? Che alla fin dei conti non è malissima la... Secondo me questa ha un valore eterno, no? Sto facendo del mio meglio, ma guardate lui come sta ciclando alla grande. Sì, lui ha ciclato, regà, tantissimo. Io voglio fare i miei complimenti, perché ipotizzo che l'opponent sia sostanzialmente un po' counterino, no? Secondo me questa ci sta, tanto la dovevamo comunque far spendere, no? Tesori miei, che cosa mi invento in questo momento? E quello è il problema, perché sicuramente noi faremo così, giusto? Secondo me sì, ci sta. E andiamo a fare sicuramente questo e questo, perché in qualche modo, raga, noi ci dobbiamo salvaguardare, no? Cioè, al meglio delle nostre possibilità. Se a sinistra qualcuno mi facesse qualche danno, sapete che c'è? Facciamo così. Andiamo a fare così. Ragazzi, io più di fare... più che fare così... Bella la strega. Bellissima la strega. È difficilissima sta partita, raga. Io non so veramente come... come farcela. La trovo difficilissima questa partita. Difficilissima, raga. Questo domatore non dovrebbe arrivarmi sotto torre, per fortuna. Proviamo a fare... una... bella ripartenza. Vi ricordo che io dopo dovrò giocare con il deck dell'opponent. Io questo... ve lo voglio sempre ricordare, eh. Non so se ve ne siete dimenticati. Sicuramente le frecce ci vanno a dare una mano abbastanza corposa. Andiamo a fare così. Andiamo a fare di questo. Io andrei a fare di questo. Facciamo così. Lo facciamo andare sicuramente là. Facciamo così. Giriamo di nuovo le frecce. L'opponent sta veramente spendendo tantissimo, raga, eh. Tantissimo, ragazzi. Tantissimo. Oh, bene, dai, vai, perché qualcosa... qualcosina, devo dire la verità, abbiamo recuperato. Niente di incredibile con questi attacchi, però abbiamo recuperato, sono contento. Quindi facciamo sicuramente questo. E tirami la cosa, dai. Tiramela. Dov'è? Mi sa che non gioca più l'opponent, sapete? Ah! Quindi qualcuno ha lasciato la partita, eh? Molto bene. Avete lasciato un bel pollicione in su, ragazzi? Io spero di sì. Grazie mille a chi lo farà. Grazie, grazie davvero, raga. Quindi, ritiriamoci il premio. Perché no? Vedete che questa season, ragazzi, me la sto prendendo con una calma.
ma con una calma che sinceramente preferisco così. Mi sto godendo molto di più il gioco. Carino questa decorazione, carina. E non mi sto arrabbiando, mi sto godendo tutto quanto. Quindi a me sapete che c'è, a me va bene così. Registro battaglie, andiamo a copiare. Santo piripillo, regà. Dico solamente santo piripillo. Questo no, è un deck che utilizzavamo. Invece dobbiamo andare a incollare questo. La pirotecnica evoluta, lui si tiene quella, anche se in realtà io avrei utilizzato il principe. Dico la verità, avrei utilizzato il principe, però siamo nella Change Your Deck Challenge. Quindi per un motivo o per un altro cerchiamo di cavarcela. Io, raga, lo sapete, col domatore, raga, faccio veramente ahare. Lui non lo so. Ragazzi, eventualmente se l'opponente ce la vuole concedere, io me la prendo con tutto me. Cioè, non è un problema, eh. E dobbiamo anche cambiare deck, tra l'altro, se così fosse. Comunque posso dire una cosa, col domatore sono veramente forte. Io non so se ve ne siete resi conto, raga, adesso io non voglio dire. Però sono il futuro erede di Grax. Mi dispiace dirlo, ma sono veramente il futuro erede di Grax. Mamma mia, io sono fortissimo col domatore. Cioè, avete visto? Lui sta caricando i 40.000 moschettieri. Ma non ce l'ha fatta, raga. Perché? Perché ho giocato troppo meglio rispetto a lui. Completamente abissato. Se posso dire la parola, abissato. Non male. Quindi andiamo a prenderci il deck dell'opponent che, come avete visto, ci ha dato un po' di filo da torcere. Non è stato facile. Non è stato facile. Vedete, in questo caso io posso decidere quale carta prendermi come evoluzione. Se proprio devo, mi vado a prendere questa qua come evoluzione. Andiamoci a ritirare questo premio che ci siamo ben, se posso dire, ben meritati. E let's go con una nuova partita, ragazzi. Purtroppo, oh regà, pan di cornio. Quando uno è forte col domatore, regà, veramente mi sento quasi in imbarazzo. Aver giocato così bene. Beh, non so se voi ve ne siete accorti. Struttura subito. Allora, sapete che c'è? Tu mi tiri la struttura, io ti tiro il gigante royale e vediamo che cosa succede. Abbiamo la scarica, abbiamo la fireball, abbiamo il principino. Allora, se proprio vi devo dire, secondo me è un po' così la situa, eh. Ma a me va bene. Sapete che c'è? Che possiamo fare tranquillamente così. E possiamo fare tranquillamente così. Però, itta. E ho dovuto farlo. Mamma mia, la fuorilegge è fortissima. Io qui ho sbagliato. Preciso, pettinato. Abbastanza difficile con un pecca contro. Non impossibile. Il problema è che se lui mi tira il pecca, diventa veramente un problema. Lui è full elisir, quindi sta a 3 elisir sotto. E quello è il problema. Perché lui c'ha anche lo stregone elettrico. Però secondo me con una fireball ben piazzata riusciamo a fa' tanta roba. Non dovrei usare nient'altro, se non erro. Esatto. Non abbiamo fatto la hit, vero? No. Perché sarà molto difficile. Riesco ad attivarmi la centrale? Sì. Che per assurdo a me va anche bene. Il problema, regà, è proprio riuscire a passare. Ok, forse mi potevo fare i barbari evoluti. Se proprio dovessimo mettere in mezzo qualcosa, no? Valchiriona ci sta. Lui ha fireball, ragazzi. La fireball è devastante. Cioè, come la mettiamo, la mettiamo. La fireball è fortissima. La sua fireball. La sua fireball è molto, molto forte. Andiamo così sicuramente. Non so minimamente come vincere questa partita. Se posso dirvi la mia completa verità, non ne ho idea, ragazzi. Non ne ho idea minimamente. Tronco secondo me è molto forte. Secondo me è molto molto forte la tronco. Facciamo sicuramente così. Andiamo a perdere un minimo di tempo. Esatto. Sì.
Bellissimo tutto, ma seriamente dall'inizio alla fine. Perché qui o comincio veramente a ciclare come un demone, raga, o non so che fare. O non so che fare. Ripeto, la sua fireball è fortissima. Raga, io veramente non so come cavarmela. Sto giro, sto giro è veramente greve. Riesco a dare un paio di hit, ma per sbaglio? Sì, ce l'abbiamo fatta. Quindi sicuramente questo qua, sicuramente questo qua e sicuramente questo qua, che secondo me ci sta, no? Secondo me ci sta tanto. Alla fine guarda quello lì quanto è rognoso, raga. Però con un po' di calma, forse, sai, con un po' di fortuna, non è bruttissima, neanche bellissima, vi dico la verità. Riesco a dare due botte, secondo voi? Secondo me questa c'ha valore. Ok, una hit l'abbiamo data. Che butta via. Che butta via. Diciamo così. Ok, non ho fatto hittare, siamo stati bravi. Ovviamente farei così. Farei così di nuovo. Perfetto, principino. Però è sbagliato il principino. Esattamente. Facciamo così. Non so come farò assolutamente a rimanere in vita. Questa va tolta. Ok, ok. Che non so veramente come, non so come resistere. Forse ce l'abbiamo fatta. Facciamo così. Facciamo anche così. Mamma mia, se l'opponente avesse giocato un minimo, raga, un minimo più decente. Incredibile, ma scusatemi, lui per entrarmi sotto torre, cioè la sua win condition, perché io mi immagino che adesso voi volete che io gioco con questo deck, giusto? Ma la sua win condition, ma quale è? Cioè questa roba io non capisco, qual è la sua win condition? Non credo che ha una vera e propria win condition. Regà, io me la faccio la prossima partita, ma capite che è difficilissimo. Difficilissimo. Comunque, regà, se vi va, seguite la pagina Instagram, i burger di Ciccio Gamer 89, perché lì, quando usciranno i panini su Deliveroo il 29, non so se lo sapevate, in quattro città diverse, Napoli, Roma, Bologna e Milano, io darò anche dei codici sconto su quella pagina di 5 euro per praticamente pagare praticamente nulla i cosi, no? I paninottoli. Ed è una bella roba, secondo me. Mi ha un po' chiappettato, posso dire la verità? Io lo direi. Mi ha un po' chiappettato. Sì, diciamoci la verità. Via quello, che secondo me è forte. Ok. Allora, è greve la situa, molto difficile. La fuorilegge è rimasta viva, non è male. Guarda, se tu, esatto, continui a non attaccarmi, benissimo. Valkyrie ha fatto quello che doveva fare. Allora, ce la facciamo secondo me con grandi difficoltà, perché abbiamo il Pekka, d'accordo? Quindi, volendo, con molta calma, ce la possiamo fare. Frecce, perché devo comunque ciclare, ragazzi. Lui sta perdendo un po' di elisir. Forse è il caso di buttare una Tesla. E vediamo, perché comunque l'attacchino ce l'abbiamo. Non so se lui ha scintilla. Mi sembra un po' stranuccio che lui abbia la scintilla. Buttiamo un arciere pirotecnico qui, che non mi sembra male, perché eventualmente lui mi fa la fireball lì e io riesco a gestire abbastanza bene, no? Ah, hai capito? Hai capito che c'ha lui? Gran cavaliere. E questo qua è un po' too much. Io farei così, perché eventualmente, esatto, se lui mi tira via decisamente e via decisamente, minchia, ma rimangono in vita, fortissimi. Oh, raga, com'è possibile? Cioè, sono una,
Ma scusatemi, seriamente rimangono un vita dalle frecce? Ma forse perché ho le frecce di livello 14 e lui ce l'ha di livello 15? Possibile mai? Sapete che secondo me io posso fare veramente pochissimi danni a all'opponent. C'ho sto dubbio. C'ho sto dubbio, raga. Io farei così, perché comunque dobbiamo sempre fargli danno sotto torre, secondo me, eh. Ok. Sì, gli ho attivato la torre centrale, ma me ne importa fino a una certa. Quindi facciamo così, che sicuramente è forte. Io ciclerei la carta. Facciamo così. Ma lui comunque entra a prescindere. Un bel ditino l'opponent, diciamoci la verità. Un bel ditino, niente male. Va bene, ci sta questa qua. Fuorilegge l'ho tirata bene. Questo lo tiriamo qua, così lui va direttamente su quello. Esatto, perché lui tira, immagino, la furia, no? Devo fare attenzione tantissimo agli arcieri, ragazzi. Ok. Secondo me ha un valore eterno sta roba, ragazzi. Ok, gli arcieri mi possono anche piacere. Gli arcieri mi possono anche piacere. Difficilissimo. Difficilissimo, quindi buttiamoci un attimo in difesa. Non lo so se ce la faccio, sapete? Secondo me no. O provo a portarmi un po' di sfiga, che magari ce la facciamo invece. Provo a dividere tutte le cose che ci danno problemi. Loro sono di una potenza micidiale, ragazzi. Veramente, io spero che... Esatto. Facciamo così. Esatto, facciamo così perché lui va. Se no va. Ok, facciamo sicuramente così. Che secondo me ha un valore eterno. Facciamo così. 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 Ok, raga, pure questa. Mamma mia, raga, pure questa veramente tesissima, se posso dire, eh. Bellissime partite. Molto, molto tese. Mamma mia, i brividi. I brividi. Non so se avete sentito anche voi dei brividi. Io l'ho sentito un po' da tutte le parti. Brividi, brividi d'amor. Bene, raga, sono molto, molto, molto contento. Posso dirvi la verità, non mi aspettavo questa roba qua. Vi voglio bene. Al prossimo appuntamento. Ci vediamo lunedì su Clash Royale, sempre sul primo canale. E ciao, bellezze estreme.